inno intitolato Liberi e Forti, e che un'equipe di musicisti e non ha elaborato con lunghe sedute, diciamo, all'inizio perlomeno in un ambito particolarmente ameno, poi insomma siamo passati ad una fase ben più professionale, ma meglio di tutti potrà esporci in sintesi ovviamente il lavoro fin qui svolto e poi ascolteremo il prodotto finale che ormai almeno più di qualcuno conosce già, ma che oggi cogliamo l'occasione per presentarlo ufficialmente. Quindi prego Fabrizio Gurgone di adesso contarci su quanto è stato fatto. Prego. No, No, dillo tu. dillo tu che li conosci meglio di me. Devo dire che gli artisti che hanno fatto questo prodotto sono tutti della Democrazia Cristiana. Puoi anche dirci i nomi. Buongiorno a tutti. Si sente forte. Dunque, circa un mese e mezzo fa, massimo due, il presidente Antonino Magistro, in accordo con il segretario Angelo Sandri, ci comunica che è arrivato il tempo di avere un nuovo inno, che era necessario avere un nuovo modo per comunicare alla gente, era necessario avere una possibilità di far cantare tutti quanti in coro. Al che abbiamo preso subito la palla al balzo e in quel di Truccazzano, in Torrettone, dalla Madonna di Truccazzano, che sembra che sia una località in cui si sia manifestata la Madonna, c'è stato un incontro tra Nico Fortarezza, Fabio Bertolotti, Federica Costa, Toni Corizia, il nostro presidente che ci ha dato le linee guida, il sottoscritto, e altri amici della DC che si sono messi a scrivere secondo quelle che sono le linee guida che comunque i nostri, diciamo, padri spirituali e politici avevano dato come basi di questo movimento politico. Quindi quello che è la solidarietà, quello che è la fratellanza, il reciproco aiuto e il reciproco sostegno, ma soprattutto avanzare uniti. Non a caso, il nostro obiettivo da qui in avanti è quello proprio di portare avanti il senso del popolo, il popolo cristiano, il popolo unito che insieme costruisce, non urla ma costruisce. Gli altri urlano e danno giudizi. Noi, con il sorriso, qualche volta no, cercheremo di portare un elemento costruttivo per il nostro paese. E questo contenitore, che è stato decantato fino a oggi, in questa riunione, può, avvalorarsi di un ulteriore contenuto, un contenuto d'arte che comunque è necessario sia nel discorso della cultura che è stato fatto fino a oggi, sia ad un discorso anche emozionale, perché abbiamo bisogno anche di ispirarci. E quale migliore occasione di ispirarci con la musica? Se la regia vuole farlo partire. Le parole sono state anche troppe, è il momento di goderci qualcosa di bello. Solidarietà. Sempre
shine.